Lo so che tanti lo sanno, ma sembra che qualcuno proprio non ci arriva. Tutti i video si possono vedere attraverso l'indice alfabetico, anche quelli dove chiedete ma dove posso vedere tutti i video? Si accede attraverso l'indice alfabetico del sito web www.tinelli.eu. Sul menu a tendina si clicca, si trova indice alfabetico oltre a tutte le altre voci. Inoltre ci sono tutti i link sotto tutti i video. Quello che andiamo a vedere oggi parla ancora del riscaldamento globale. È una traduzione che desidero farvi direttamente perché risale ad un'intervista a Joe Coleman del 2 novembre 2014. Ok? Ciao. Grazie per essere qui. È bello essere sulla CNN. Un saluto a tutti i nostri spettatori. Sono risentito perché mi chiamate negazionista, è una parola che serve per denigrarmi. Sono scettico riguardo al cambiamento climatico e voglio che sia chiaro che Mr. Kenny non è uno scienziato. Io lo sono. Lui è l'amministratore delegato del canale Meteo ora. Io sono stato il fondatore del canale Meteo, non il cofondatore. Sono felice che l'abbia fatto perché sono dipendente del canale Meteo. Vi aspetto, vedo molte news. Ho finito. E la CNN ha preso una posizione molto forte riguardo al riscaldamento globale, cioè che è un consenso. Beh, non c'è alcun consenso nella scienza. La scienza non è un voto. La scienza riguarda i fatti e se si arriva in fondo ai fatti concreti non ci sono dubbi riguardo a questo. Il cambiamento climatico non sta accadendo, non c'è alcun significativo riscaldamento globale provocato dall'uomo ora, non c'è stato in passato e non c'è alcun motivo di aspettarne in futuro. Sono un sacco di sciocchezze e certo è diventato un grande punto politico del Partito Democratico e parte della loro piattaforma e mi dispiace che sia diventata politica anziché scientifica. Ma la scienza è dalla mia parte. Non credo che arriveremo ad una conclusione sull'argomento proprio qui. Quello che voglio sapere è che so quando che vede... non lo è perché tu non puoi permettere che accada alla CNN. Ma sono felice di essere in onda e di aver parlato la possibilità per diversi minuti di parlare con i vostri spettatori. Un saluto a tutti quanti. Non c'è alcun riscaldamento globale. Quello che mi chiedo è che quando vediamo il governo, quando vediamo la NASA, quando altre istituzioni dicono che il 97% degli scienziati sul clima sono d'accordo, pensi che se lo stiano inventando? Quello che non capisco è come fa basta a manipolare le cifre, lascia che te lo spieghi. Il governo concede circa 2 miliardi e mezzo di dollari direttamente per la ricerca sul clima ogni anno. Dà quei soldi solo agli scienziati in grado di produrre risultati scientifici che supportano l'ipotesi del riscaldamento globale della posizione del Partito Democratico. Pertanto non hanno alcuna scelta. Se si vogliono i soldi, devi sostenere la loro posizione.